tutti le abbiamo viste, le abbiamo ammirate e poi ci hanno stregato enormi, imponenti, con quelle forme che sembravano destinate a non cambiare mai. Ma come funzionano davvero le gomme di un trattore? Beh, per scoprirlo un video normale non bastava e quindi io sono Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Per questo nuovo episodio ho scelto degli ingredienti di primissima qualità, che neanche cracco. E quindi, le gomme per trattore più avanzate mai create dall'uomo, le Continental Tractor Master Hybrid, con tecnologia WF. E poi la Ferrari dei trattori, John Deere, l'incredibile Hulk, il verdone, come lo chiamo io, nella versione 7290R, un bestione da più di 11 tonnellate. E poi davanti a me un bel campo in cui andare a operare, ma in condizioni critiche, visto che ha piovuto tutta settimana, il terreno è molle e quindi devo spremere tutti i 300 cavalli di questo bestione verde. Siamo pronti? Io sì, o forse no, non lo so, ma sicuramente sono pronto a fare un cold start di questo 9 litri 6 cilindri linea diesel e come sempre lo dedico a tutti voi. Giù tutto! Sentite il motore del John Deere che prende vita. Come sempre mi sorprende anche la sua silenziosità. Siamo in folle, proviamo a sgasare un po'. Sentitelo come sale di giri con prepotenza. Piede sul freno che non si sa mai. Da questa leva mettiamo in folle. E poi la leva del potere ci dice direzione avanti. Davanti a me si sono accesi tutti i pannelli di controllo con una cascata di informazioni. Ma adesso non resta che fare un bel giù tutto. Via! Affondiamo le nostre enormi ruote Continental in questo terreno molle e diamo potenza. Qui un fuoristrada classico se la sarebbe già fatta sotto, sarebbe sprofondato, si sarebbe impantanato, si sarebbe inesorabilmente fermato. E invece io, guardate, avanzo senza pietà su questa terra. Il merito è sicuramente della potenza e della tecnologia del mio incredibile Hulk, del mio John Deere, ma anche delle gomme del trattore. L'unico elemento di collegamento tra la meccanica e il pianeta Terra. Negli ultimi anni le gomme dei trattori hanno raggiunto un livello di tecnologia impressionante e sono cambiate tantissimo rispetto al passato. Eh sì, perché un tempo c'erano le gomme dei trattori, che erano delle gomme da trattore. Sostanzialmente avevano tanti ramponi ed erano pensate per regalare grip e motricità in campo, quando si andava a lavorare così sui terreni, anche quelli più difficili. Oggi invece è tutto cambiato, perché le gomme dei trattori, un po' come quelle delle auto, hanno dovuto imparare a fare un sacco di lavori diversi, tutti in un'unica soluzione, cioè serve una gomma che sia capace di fare tante cose insieme. E se le quattro stagioni delle auto devono saper garantire motricità e sicurezza su asfalto asciutto, bagnato oppure su neve e ghiaccio, le moderne gomme dei trattori devono saper fare un sacco di cose insieme. Prima di tutto offrire grande motricità in situazioni difficili, in off-road estremo, come stiamo facendo noi. Non solo, devono anche cercare di far consumare meno gasolio possibile all'agricoltore, perché meno gasolio consumato vuol dire soldi risparmiati e quindi un rendimento maggiore della terra, un aspetto fondamentale a cui sono molto legati gli agricoltori moderni. Ma devono saper garantire anche una facilità di guida assoluta, anche questo è un aspetto importante sui trattori. E last but not least, come direbbero dall'altra parte dell'oceano, le moderne gomme dei trattori devono saper garantire motricità, efficienza e sicurezza anche quando si viaggia su strada.
su asfalto. Per questo i tedeschi della Continental hanno creato questa nuova gomma, che appunto si chiama Hybrid, pensata cioè per offrire prestazioni ibride, grande efficienza e grip in campo, ma anche grande motricità e sicurezza quando si va su strada. Del resto gli agricoltori moderni hanno bisogno di grande versatilità, come chi con i SUV cerca un po' forse una sintesi impossibile, un veicolo comodo, spazioso, su strada ma capace di avventurarsi un po' anche in fuoristrada. L'agricoltore moderno vuole avere un trattore pronto all'uso, con cui scendere in campo e lavorare 8, 10, 12 ore al giorno senza mai fermarsi, ma con cui poi finire il lavoro, andare su asfalto e guidare anche a 40-50 km orari. Ma questa gomma è da mille una notte che va sempre bene, indipendentemente dal terreno che si staglia sotto al mio incredibile Hulk. Come fa a fare tutte queste cose insieme? Beh, intanto è dotata di una tecnologia pazzesca che si chiama VF, acronimo per Very Flexible. Sostanzialmente ha una struttura della carcassa che gli permette di essere molto flessibile e molto resistente. Questo consente a questa Tractor Master Hybrid di lavorare in maniera efficiente anche a pressioni molto differenti. Quando vado in campo, come sto facendo io adesso per esempio, questa gomma può essere sgonfiata tantissimo e lavorare anche a 1,2 bar come sto facendo in questo momento. Voi capite che se lo facciamo con una gomma da trattore tradizionale, la sgonfiamo, la andiamo inesorabilmente a rovinare, alla lunga si romperà perché la spalla non regge una pressione così bassa. Questa gomma invece è progettata apposta anche per lavorare bene sgonfia, lei se ne frega se è un po' afflosciata. E andare in campo con una pressione così bassa ci consente di avere un sacco di vantaggi. Beh, prima di tutto perché proprio come quando si fa off-road con i nostri amati fuoristrada, noi sgonfiando così tanto le gomme abbiamo un'impronta a terra più larga e questo ci consente di avere molto più grip, cioè di non fare, potremmo dire con un'analogia un po' blasfema, di non fare inutili burnout nel campo. Dovete pensare che i trattori in generale devono fare i conti con importanti slittamenti. Un trattore può arrivare ad avere il 10% di slittamento durante un arco di utilizzo. Voi capite che se fa 100 km, questo significa che il trattore ha passato 10 km, no? Con le ruote che giravano a vuoto. Quindi è importantissimo limitarli al massimo. Limitando al massimo gli slittamenti, ho più grip, ho meno perdite sostanzialmente di energia e quindi aumento il rendimento, aumento l'efficienza e diminuisco gli sprechi. Il secondo vantaggio è che rovinerò meno il mio campo, le mie coltivazioni. Questo è l'obiettivo dell'agricoltura moderna, cioè io devo cercare mentre lavoro di preservare al massimo il mio terreno. Un terreno più preservato riuscirà poi a rendere di più, a far nascere più piante, più coltivazioni. È una gomma che spancia, una gomma che va a distribuire meglio il suo peso, a distribuirlo su una superficie più vasta, va a impattare meno sul terreno, che poi quindi quando verrà seminato farà nascere più piante. Per capire davvero quanto cambia l'impronta a terra di una gomma come questa in base alla pressione, beh, abbiamo organizzato una vera e propria prova sul campo. Via! La gomma di sinistra era quella più sgonfia, con la pressione ideale per operare su terra. Quanto è cambiata l'impronta? La risposta all'inconfutabile metri. Ha spanciato per bene e abbiamo un'impronta di 71 cm. Quella con la pressione standard che utilizzano le normali gomme dei trattori, rullo di tamburi e siamo a 65 cm. 6 cm in meno, una bella differenza. Dovete pensare che una gomma così, più spanciata, permette di aumentare il rendimento della terra del 30%. Mica poco. Il terzo vantaggio, quello forse più importante, ancora più tangibile, è che viaggiare in campo con una pressione così bassa mi consente di abbassare i consumi. E non si tratta di poco, ma di numeri che alla fine del mese
portano un risparmio reale nel portafoglio dell'agricoltore. E i consumi quanto cambiano in base alle pressioni di esercizio? Anche in questo caso, per scoprirlo, abbiamo escogitato un vero e proprio esperimento. Grazie a questi due serbatoi esterni, un marchingegno infernale. In questo primo serbatoio abbiamo il gasolio che useremo in una prova alla minima pressione di esercizio consentita. In quest'altro, invece, abbiamo il diesel che useremo viaggiando con la pressione standard, quella che viene utilizzata dai trattori che montano gomme normali. E alla fine del test, a pieno carico, in condizioni gravose, scopriremo, beh, quanto si risparmia. Perché la prova empirica non mente mai. Il nostro oracolo di Delfi a gasolio ha emesso il responso ed eccolo qua. Beh, una bella differenza già percepibile a occhio nudo. Il serbatoio di sinistra è quello che ha percorso 1 chilometro di lavoro nel campo con pressione bassa, 1 bar. A destra lo stesso tragitto, lo stesso lavoro con pressione a 2 bar. Insomma, esperimento riuscito. Meglio stare bassi coi bar quando sei in campo. Io mi sono fatto aiutare dai miei amici agricoltori a fare un po' di conti. E beh, partendo dal presupposto che questa Continental Tractor Master Hybrid consente di avere un risparmio di carburante fino al 15%, beh, ne abbiamo scoperte delle belle. Eh sì, perché dovete pensare che un trattore come questo John Deere consuma circa 50 litri di gasolio all'ora durante un impiego gravoso. Significa che in una giornata lavorativa di 10 ore fa fuori 500 litri di gasolio, mica pochi. Utilizzando questa gomma Continental, solo grazie alla gomma, io risparmio 75 litri di gasolio al giorno, un'enormità, praticamente potrei fare un pieno a un Alfa Romeo Stelvio ogni sera gratis. Al prezzo medio del gasolio agricolo attuale, questo si traduce in un risparmio quotidiano di circa 70 euro a mezzo. E 70 euro risparmiati al giorno significa che un trattore come questo può arrivare a risparmiare fino a 2000 euro al mese. Pazzesco! Viva le gomme! Viva le gomme che lavorano a pressioni basse! Gli agricoltori sono molto sensibili al tema del rendimento. Ogni euro risparmiato infatti si trasforma in guadagno. Quindi voi capite che è un aspetto fondamentale. È un risparmio talmente evidente che praticamente permette di ripagarsi il treno di gomme Continental. Fate l'investimento e soltanto col gasolio risparmiato viaggiando a pressioni basse vi fate un treno di gomme. Basta dare uno sguardo alla gomma Continental per capire che è diversa da uno pneumatico tradizionale per trattori. Il motivo è che i ramponi, cioè quegli elementi che convergono al centro del battistrada fondamentali per garantire la motricità in off-road, in campo, sono un po' diversi dal solito. Sono più ampi, ma soprattutto, vedete, hanno i loro profili molto smussati. Questo è il segreto che permette a questa gomma Continental di rovinare meno il terreno, le coltivazioni, ma anche di viaggiare su manti erbosi avendo un grande grip senza rovinare eccessivamente la superficie, l'erba, e anche di evitare di recidere il più possibile le radici. Magie dell'ingegneria tedesca in questo caso. Una gomma pensata per andare in off-road ma anche su asfalto. Ma sono matti quelli della Continental, perché hanno fatto una gomma per un trattore per andare su strada? Ma chi è che ci va? E invece gli agricoltori moderni ci vanno tantissimo e soprattutto sempre di più. E spesso devono trainare grandi rimorchi da un punto all'altro e per raggiungere la destinazione devono viaggiare su asfalto. Pensate che un trattore come questo John Deere può arrivare a fare anche fino a 50.000 km all'anno su asfalto, senza vedere neanche un grammo di terra. Io ora ho la possibilità di andare per la prima volta
su asfalto, su strada aperta al traffico, con un trattore, con il mio incredibile Hulk. E ovviamente io vi porto con me. Obiettivo? Capire se queste Continental sono così speciali anche in mezzo alle macchinine. Qual è l'esperienza più adrenalinica al volante di un veicolo? Una 24 ore al Nürburgring. Una gara sui saliscendi di Imola. Ma che guidare a tutta potenza su strada un trattore. Questa mi mancava. Giù tutto! 40 km orari. Ma sembra di essere a 280. Questa guidata non me la dimenticherò. Le gomme qui diventano fondamentali. In questo caso abbiamo aumentato la pressione di esercizio, l'abbiamo portata a 1.8 bar. Questa versatilità è il fatto che possiamo variare la pressione quando non siamo più in campo, ma siamo su strada pubblica, anche qui su asfalto ci porta tantissimi vantaggi. In questo caso una maggiore pressione ci consente di consumare meno e quindi di risparmiare. Ma poi interviene il particolare disegno del battistrada di questa Continental. La fascia centrale che vedete in queste immagini è quella progettata espressamente per la guida su asfalto. Come vedete è un po' diversa da una gomma tradizionale di un trattore. I ramponi innanzitutto sono il 30% più larghi rispetto al solito. Questo dettaglio porta con sé tanti benefici. Intanto, molto meno rumore di rotolamento. Non so se avete mai sentito un trattore lanciato a piena potenza, a piena velocità su strada. Le ruote producono tantissimo rumore, cosa che invece non si sta verificando in questo caso. Sentite solo il rumore del motore, non quello delle ruote. Pazzesco. In più, questi ramponi così larghi, soprattutto nella fascia centrale, ci consentono di avere più comfort per chi sta guidando, quindi per l'operatore. Anche questa una manna dal cielo per chi si ritrova a fare tante migliaia di chilometri ogni anno anche in queste condizioni così particolari. Una moderna gomma di trattore come questa poi trasmette al mezzo molte meno vibrazioni su asfalto rispetto al passato. Questo migliora ovviamente la comodità di chi guida, ma alla lunga aumenta anche la salute del trattore. Voi immaginate continue vibrazioni trasmesse a tutti gli organi, no? Agli organi di sterzo, agli assali. Alla lunga possono provocare anche dei danneggiamenti poi molto costosi da riparare. Insomma, abbiamo capito che con gomme così tecnologiche è fondamentale avere la pressione giusta di gonfiaggio a seconda dei terreni, dei campi di utilizzo. Pressioni più basse su terra, pressioni un po' più alte quando si è su asfalto. Ma come si fa a barcamenarsi con tutte queste pressioni? Ci aiuta la tecnologia, in questo caso firmata da Continental, che ha messo a disposizione un sistema chiamato Sensor Connect. Di fatto si tratta di un TPMS, proprio come sulle auto contemporanee, più moderne, che ci permette di conoscere in tempo reale la pressione di esercizio delle quattro singole ruote. Noi in ogni momento sappiamo quindi se stiamo viaggiando con la pressione corretta a seconda del fondo che abbiamo sotto di noi. Il sistema in ogni caso permette anche di rilevare la temperatura di ogni singolo pneumatico. E voi direte, vabbè, ma cosa serve? È fondamentale, perché in caso di malfunzionamenti a un organo meccanico, per esempio a un freno o a un cuscinetto a sfera, se non ci si accorge per tempo di un guasto simile, poi si rischiano di fare danni veramente costosi da riparare. Invece col mio sistema vedo che la temperatura va alle stelle improvvisamente, capisco che c'è un'anomalia, mi fermo e mi rimetto al riparo dai guai. Insomma, un bel aiuto per l'agricoltore contemporaneo. Magari ce l'avessero avuto i nostri nonni. Com'è guidare su strada? Bisogna andarci dolcemente con il pedale del gas. Non perché qui come su una supercar altrimenti il motore schizza 9000 giri in un baleno, ma perché si rischia sennò di procedere un po' a strattoni. È un comportamento che mi ricorda un po' le auto da corsa. In questo momento ho messo la mia manopola su lepre
per avere tutta la velocità disponibile. Sto andando a 40 all'ora, il massimo previsto dalla legge quando si viaggia su strada con veicoli agricoli. L'altra cosa impressionante sono le dimensioni. Andare a 40 all'ora con una bestia come questa fa veramente impressione. Bisogna avere un po' occhi dappertutto, soprattutto per me che sono un neofita, per avere idea degli ingombri e evitare di fare danni o peggio di mettersi nei guai. E poi ci sono le curve. Eccole qua. Oh. Il volante è sensibilissimo, e il che va benissimo quando si è in off-road, quando eravamo in campo. Ecco, su strada anche qui bisogna andarci piano. Ogni piccolo movimento il trattore tende ad andare da tutte le parti. La solita pura adrenalina da mezzi speciali, che ti fanno capire che a volte non serve per forza andare fortissimo per provare un'emozione. In questi casi basta l'enormità del tutto a regalarci un'esperienza di guida indimenticabile, anche a 40 all'ora. Ma ora che sono tornato in campo, dedichiamoci un po' anche a questo gioiello dell'ingegneria meccanica, dell'ingegno dell'uomo. L'ho definita la Ferrari dei trattori, John Deere, la conosciamo tutti, colore verde, Hulk. Lo riconosci subito quando opera su strada e qui in campo. Intanto motore 6 cilindri in linea, cilindrata pazzesca, 9 litri almeno per noi abituati alle nostre automobiline. Potenza 319 cavalli, così, prêt-à-porter. Ma se vogliamo, posso avere una riserva di potenza, di power, di 13 km. Questo è fondamentale quando sto utilizzando la mia presa di forza per alimentare degli attrezzi, degli strumenti, o quando ho per esempio attaccato un aratro nel terreno molto duro, ho bisogno di tutta la potenza subito disponibile. Non c'è problema, si fa un bel giù tutto come piace a me. E John Deere, ehi, pronto all'uso per sfamare la tua sete di cavalli. È incredibile la scioltezza con cui si guida una bestia di quasi 11 tonnellate e mezzo con 3 metri di passo, un gigante della terra, che però guardate, guidi praticamente con il grissino della Rio Mare. Cioè tu giri come il pandino 4x4 e lui va. Questo, scherzi a parte, è un traguardo eccezionale dei mezzi agricoli moderni come questo John Deere. Chi ha avuto la possibilità di guidare un trattore AGE, trattore con qualche anno sul groppone, sa che era un lavoro molto più fisico all'epoca. Ora la cosa che mi ha colpito di più qui è l'incredibile livello di comfort, non solo per una cabina molto spaziosa con ampie superfici vetrate, con tantissima luminosità, con la radio, quindi io come al solito mi sono ascoltato la mia sana dose di metal, via, sul volume. Ma anche perché abbiamo aria condizionata e poi un sistema di sospensioni raffinatissimo, soprattutto all'avantreno. Sì, perché qui trovo una sospensione degna di una Lamborghini, Triple Link Suspension, la chiamano così quelli della John Deere, una sospensione che grazie a degli elementi idraulici supplementari permette intanto di essere autolivellante, ma soprattutto di garantire un comfort eccezionale all'agricoltore, che vi ricordo fa un lavoro nobile. Il mio grazie va a tutti coloro che fanno questo lavoro meraviglioso, ma anche un lavoro che è molto pesante, i turni di lavoro possono essere anche di 12-14 ore al giorno, ed essere un po' più comodi fa una bella differenza. E poi avete visto come, no, guido tipo Vin Diesel con una mano. Questo perché abbiamo uno sterzo particolare su questo John Deere a rapporto variabile, come quello delle auto, no, più sportive, che varia la sua risposta in base alla velocità e al raggio di sterzo che sto imprimendo al volante. E questo mi dà un'agilità pazzesca, guardate. Basta un nulla per girare, dovete pensare che sto girando un bestione da 11 tonnellate. Abbiamo anche un sistema di sospensione della cabina e anche, guardate, il sedile, che è un tutt'uno con la console, ammortizzato ad aria, come sui camion, sui mezzi pesanti. E devo dire che è come farsi fare un massaggio. Io sto qui nel campo, aro, lavoro, però intanto sono bello molleggiato.
sempre per la serie come si guida un trattore. Oggi è molto semplice, un tempo avrei fatto molta più fatica. I pedali che ho qui sotto, pedale della frizione, non si usa praticamente mai. Due pedali per i freni, con uno comando i freni di destra, con l'altro quelli di sinistra, io li premo sempre insieme. Pedale dell'acceleratore, acceleratore però che ho remotato anche qui. Posso dare gas, vedete? Adesso il mio piede è qua su e accelero. Accelero con le dita, quindi non come sulle nostre auto che bisogna fare tutto col piede. Qui faccio anche con le mani. Via, giù tutto. È bello sul trattore perché ogni pulsante è perfettamente personalizzabile. Per esempio questa leva che comanda l'auto power, il sistema di trasmissione della John Deere, mi permette da questa ghiera laterale di impostare una determinata velocità, e a quel punto quando io vado in questa modalità 1, lui mi terrà massimo questa velocità. Un esempio, ora ho l'1 F1 a 14 km/h, anche se faccio giù tutto, qui lui mi tiene massimo 14 km/h, una specie di limitatore di velocità. Se vado in lepre, bellissimi poi i loghi dei mezzi speciali, anche qui è perfettamente configurabile. Adesso gli dico che qui voglio andare fino a 40 km/h. Ovviamente posso scegliere anche di avere una funzione tipo ridotte, metto su lumaca e in questo caso vado pianissimo per fare manovre diciamo millimetriche o per impieghi molto gravosi dove il trattore va molto piano. L'essere umano non è altro che un misero unico puntino nell'universo. Per capire questa cosa basta mettersi a fianco alla gomma di un bel trattore, che è veramente un mastodonte. Qui tutti i numeri, tutte le caratteristiche fanno già notizia, sono spettacolari. Guardate le misure della ruota posteriore, quella di trazione principale, così grande proprio, no, per dare il massimo grip ed evitare gli slittamenti e le perdite di potenza. 710-70R42, quindi se pensavate sul vostro maxi SUV di avere dei cerchi grandi da 22, beh, era solo perché non avevate ancora visto questi di cerchi. Numeri spettacolari da mezzi speciali. La ruota dietro pesa più di 330 kg, quella davanti quasi 200 kg. Diametri pazzeschi, 1,60 m, quella davanti addirittura più di 2 metri, quella dietro. Cosa vediamo qui da vicino? Beh, i mitici ramponi, coloro che rendono possibile la magia e la trazione in campo. Ne abbiamo 16 davanti, 20 dietro, con una profondità, diciamo, del battistrada superiore ai 5 centimetri. Per un mezzo speciale ci vogliono gomme speciali, che ovviamente hanno un prezzo speciale. Un treno di queste Continental Hybrid, beh, costa praticamente come una Toyota Yaris. Una puntata dei mezzi speciali alla scoperta di gomme molto speciali, e quindi non mi resta che chiedervi se vi è piaciuta, se vi va, raccontatemelo nei commenti qui sotto, e soprattutto in una ipotetica prossima puntata dei mezzi speciali, cosa vi piacerebbe vedere? Magari un altro mezzo della John Deere o un'altra gomma della Continental? Ciao dal vostro Matteo Valenti, alla prossima puntata su automoto.it. Io rimango qui a fare un po' di off-road sul mio sedile molleggiato ad aria, che è tanto comodo, in compagnia del mio metal. Ciao, tiro sul volume.